presso la sede provinciale della CNA in Viale Randi a Ravenna si è tenuta la cerimonia di conferimento del Premio Human Resource Management alle imprese che si sono particolarmente distinte per aver attivato progetti innovativi nell'ambito della valorizzazione delle risorse umane. Durante la serata sono stati presentati i risultati dell'attività realizzata nell'ambito del progetto Laboratorio per l'imprenditorialità, innovare per crescere, promosso dalla CNA in collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze. E grazie al contributo della Camera di Commercio di Ravenna, della Cassa di Risparmio di Ravenna, di Assicop Unipol SAI, di CNA Gruppo Servizi Nazionale SRL e di SEDAR CNA Servizi. È il quarto anno consecutivo che realizziamo questa iniziativa col professor Edoardi dell'Università di Firenze per dare un sostegno concreto e reale alle aziende per innovare, per sviluppare nuove idee, per avere quindi quella forza per stare sui mercati sempre nel modo migliore. E quest'anno ci si concentra sulla leadership perché riteniamo che nelle aziende avere una leadership riconosciuta che diventa punto di riferimento per i propri collaboratori con i quali si condividono i progetti, si condividono gli obiettivi e quindi si fa un percorso assieme sia sicuramente una condizione migliore già per affrontare le difficoltà che in questi anni abbiamo visto essere pesanti e che purtroppo ancora, nonostante qualche segnale timido di ripresa, però non sono ancora sufficienti e adeguati a dare quelle risposte, quel sostegno a un mercato che ancora, come dicevamo, sta soffrendo. Nell'arco di questi 3-4 anni sono 30 le imprese che hanno aderito a questo percorso e 70 i progetti che sono stati sviluppati, perché ogni impresa naturalmente ha coltivato anche più di un'esperienza. Questo percorso porta alla fine a identificare percorsi di eccellenza, tra questi ce ne sarà uno in particolare al quale sarà attribuito il premio Human Resource Management, e poi avremo anche una menzione speciale per una seconda impresa che è distintiva, vedremo per quali aspetti, ma sostanzialmente legati alla tradizione e al ricambio generazionale. La collaborazione è con l'Università di Firenze, quindi col Dipartimento di Psicologia dell'Università di Firenze, diretto dal professor Edoardi, che unisce quindi all'esperienza sul campo consulenziale anche quella metodologia, quell'approccio diciamo scientifico che serve per validare il percorso dal punto di vista della sua distintività e della sua efficacia. Questa è un'iniziativa che è arrivata alla sua quarta edizione, in collaborazione ovviamente promosso dalla CNA e in collaborazione, in partnership con l'Università degli Studi di Firenze. È un laboratorio dove si realizzano una serie di servizi a vantaggio delle aziende, da un'analisi del potenziale di innovazione, della performance di innovazione, fino ad arrivare a trasferire modelli di gestione e valorizzazione delle risorse umane, anche perché crediamo molto che l'innovazione all'interno delle organizzazioni, all'interno dell'azienda, passi inevitabilmente attraverso la crescita, la valorizzazione, la partecipazione di tutto il personale. È fondamentale innovare. Guardi, noi quando dal momento del mio insediamento io ho pensato a tre cose. Prima l'impresa, che vuol dire anche imprenditore, poi innovare e poi internazionalizzare. Credo che siano i temi più importanti per poter uscire da questo momento. Non parliamo più di crisi, parliamo di momento industriale. E le nostre PMI devono imparare ad utilizzare il proprio valore e a sfruttarlo sull'innovazione e sull'internazionalizzazione. Di produzione, noi buttiamo fuori un pezzo con le nostre macchine fatte da noi in 4 secondi e mezzo, e non c'è cinese che tenga. Questo